Allora, Alessio, la mia prima domanda è: che cos'è Tweet Antonio e come è nata l'idea? Allora, Tweet Antonio è attualmente un'applicazione web che abbiamo programmato, tra virgolette, all'interno del raduno di Spaghetti Open Data, che è questa comunità molto liquida di italiani e italiane che fanno cose con i dati. E appunto è un'applicazione web che mostra i candidati alle elezioni che hanno Twitter. E fino a qua, dalla schermata poi dell'applicazione possiamo mandare tweet a qualsiasi candidato e vedere alcuni aspetti della sua, diciamo, linea politica. Per esempio, abbiamo dei candidati per cui c'è scritto che sono della lista Monti, che sono candidati per la Camera e come schieramento sono centristi. Per altri, ovviamente, che ne so, siamo in par condicio, Sinistra e Libertà, sempre per la Camera, centrosinistra. Abbiamo quindi questi piccoli box quando andiamo sul sito, e da questi box possiamo ricavare queste informazioni e mandare un tweet che verrà poi tracciato dall'applicazione. Tra uno degli sviluppi futuri, di cui poi spero parleremo diffusamente, è che l'applicazione dovrebbe anche tracciare eventuali risposte. Come è nata l'idea? In realtà è abbastanza nebuloso il concetto, perché in realtà quest'estate eravamo partiti con un'idea completamente diversa come implementazione, che era vedere quali parlamentari europei, a partire da un dataset in nostro possesso, quali parlamentari europei avessero un account Twitter. Dopo che abbiamo fatto questa operazione, abbiamo deciso di scriverci un'applicazione sopra, che è stata Tweet Your MP, l'abbiamo chiamata. MP significa Member of European Parliament, e mi scuso per l'inglese abominevole. E appunto abbiamo scritto questa applicazione. Durante poi il raduno che c'è stato qualche settimana fa di Spaghetti Open Data a Bologna, abbiamo deciso. Praticamente è venuta in maniera totalmente spontanea l'idea ad alcune persone di radunare in un dataset tutti i candidati che avessero Twitter, per poi farci sopra un'applicazione del genere. E quindi è nato Tweet Antonio. Il nome è nato in maniera abbastanza bizzarra, nel senso che avevamo bisogno di un nome per l'applicazione. Io avevo proposto Giacomo e poi altre persone sono venute entrando in stanza dicendo vota Antonio, vota Antonio. A quel punto io ho deciso: vabbè, si chiamerà Antonio, da lì tweet Antonio. Per quanto riguarda invece gli hacker civici, tu ne hai scritto in passato e te ne sei occupato. Potresti farmi un attimo il quadro della situazione che c'è adesso in Italia? Ma il quadro che c'è adesso in Italia, intendi per gli open data o riguardo l'hacking civico in sé per sé? Beh, tutte e due a questo Tutte e punto. due. Diciamo allora, il quadro sugli open data è stimolante, nel senso che ancora non abbiamo ottenuto risultati veramente incisivi a livello nazionale, quindi applicazioni e soprattutto dataset veramente utilissimi e incisivi in maniera veramente grande. Per chi poi non sapesse come è strutturata un'applicazione open data e come è strutturata anche una politica di open data, faccio un piccolo excursus. Praticamente vengono rilasciati i dati dalle amministrazioni in maniera facilmente digeribile dalle macchine,
Il che significa che sono dati fatti in un certo modo, formattati in una certa maniera. Il compito di un hacker civico è prendere questi dati e farli appunto digerire alla macchina se magari c'è qualche particolarità che va fatta, o comunque scrivere dei programmi che utilizzino questi dati. La situazione dati, come dicevo, è stimolante nel senso che ancora devono avvenire molte cose. Alcuni esempi virtuosi ci sono e vengono utilizzati. All'interno di Spaghetti Open Data avevamo pensato a degli utilizzi, per esempio, per il database, per il dataset di Open Coesione, che poi si è rivelato leggermente inadatto per lo scopo che ci eravamo prefissati. La cosa molto bella, per esempio, per quanto riguarda il progetto Open Coesione, che è un progetto di open data su tutti i progetti che riguardano le politiche di coesione territoriale. Appunto, noi abbiamo mandato un feedback agli omini che stanno dietro Open Coesione, che sono bravissimi, i quali ci hanno fatto sapere, ci hanno detto: cercheremo di implementare le caratteristiche che voi ci chiedete. Questo, siccome siamo alle prime fasi con gli open data, diciamo che essendoci tra virgolette poche istituzioni che fanno open data, l'hacker civico si sente stimolato perché c'è veramente un rapporto quasi paritario da questo punto di vista, dato che anche le istituzioni non sanno bene come muoversi e spesso cercano l'aiuto degli hacker civici in quanto sono loro poi che devono utilizzare i dati. In quanto ad hacking civico, dicevo, anche gli hacker civici in realtà sono pochini, nel senso che con un tocco di tracotanza come l'Iliade, io mi definisco un hacker civico. Abbiamo costruito Twitantonio insieme a tantissimi volontari, e che sono una quarantina, mi sembra, Spaghetti Open Data è piena di hacker civici, non solo smanettoni del codice, ma altre persone, però in confronto al numero della popolazione italiana, anche tecnicamente preparata per effettuare operazioni del genere, siamo comunque, secondo me, pochi. Quindi c'è ancora un passo induttivo da fare, che è quello della democratizzazione del pensiero open data, diciamo. Se effettivamente dovessi tracciare quello che sarebbe la situazione ideale, diciamo, no? In un contesto di trasparenza della pubblica amministrazione e disponibilità di open data, come sarebbe? Ma essenzialmente non sono un giurista, non sono un esperto di government, parlo per quanto mi riguarda da smanettone. Il contesto migliore sarebbe avere tutti i dati disponibili in qualche maniera, non mi interessa quale. Questi dati dovrebbero essere aggiornati regolarmente, almeno su una base accettabile annuale o quanto il dato prevede di essere aggiornato, diciamo che comunque questo dato dovrebbe essere aggiornato di frequente rispetto a quanto è il refresh rate del dato stesso, cioè se sono dati che vengono censiti ogni 6 anni è inutile aggiornarli annualmente, però sicuramente per dati molto granulari, che di censimenti che vengono fatti ogni giorno, ogni settimana per qualsiasi dato, almeno una volta al mese, una volta ogni 3 settimane sarebbe auspicabile un aggiornamento di questo tipo. Quindi mi piacerebbe avere, per quanto mi riguarda, dei dataset aggiornati spesso, che però richiedono manodopera, me ne rendo conto, e dall'altra parte, un posto dove reperirli facilmente. E anche perché no, come dicevo prima, dei colleghi che ho trovato all'interno di Spaghetti Open Data, ma non sono tantissimi.
L'altra faccia della medaglia, diciamo, di questa domanda è, ok, e nel momento in cui ce li hai effettivamente in mano, quali sono le cose che si potrebbero fare? E magari citando anche qualche esempio che già è stato messo in applicazione. Ma le cose che si possono fare sono praticamente infinite, perché i dati sono dati. E al contrario, in rete c'è una tendenza fuffologa, tra virgolette, a credere che i dati abbiano un senso. I dati non hanno senso di per loro, sono dei numeri, delle stringhe che noi abbiamo. Siamo noi poi a dargli un senso, a dargli un'applicazione. Quindi quello che io dico abbastanza spesso è che gli hacker civici sono quelle persone che si occupano di fare uno sforzo di fantasia per vedere come declinare un dato grezzo, come quelli richiesti da Tim Berners-Lee e aperti da tantissime amministrazioni, per fare qualcosa che non è grezzo, ma è un'applicazione di quel dato. Nel momento in cui hai le informazioni, tutte le informazioni su dei candidati alle elezioni, compresi gli account Twitter, non puoi fare solo l'applicazione per gli account Twitter come abbiamo fatto noi con Twitantonio. Puoi fare 10.000 altre cose, per esempio fare una lista completa dei candidati ad albero con lista Monti, Sinistra e Libertà e partiti eventuali e vari. Oppure puoi banalmente ordinarli in ordine alfabetico. Poi alcune di queste applicazioni saranno effettivamente utili, altre saranno magari didattiche, le avrai fatte solo per te, ma comunque avrai avuto una base di dati importante. Comunque, quello che è fondamentale è lo sforzo che viene fatto da ognuno per immaginare qualcosa in più fatto con quel dato che prima non c'era. Esempi di fondamentale importanza, vabbè, ovviamente Twitantonio. Innanzitutto in America avevo sentito di applicazioni che filtravano praticamente i dati in base alla geolocalizzazione, il tuo smartphone. Quando il dataset alle spalle praticamente era quello dei dati sulla criminalità, quando entravi in un quartiere a rischio suonava il telefono con il GPS. Questo semplicemente perché l'amministrazione aveva aperto i dati sulla criminalità nei quartieri, cosa che per esempio in Italia ma in qualsiasi altro paese, non solo in Italia, diciamo tra virgolette utopia, perché una volta che tu liberi dei dati del genere, poi i prezzi degli affitti, se la popolazione si regola di conseguenza, anche i prezzi appunto scendono di conseguenza. Quindi effettivamente la problematica sui dati è anche di questo tipo, cioè dati che conviene che restino nascosti. Appunto, un'altra applicazione che mi è piaciuta molto è Fix My Street, che è un sito inglese che praticamente permette ai cittadini britannici di segnalare disguidi, problemi relativi alle strade, la viabilità, al decoro urbano. Diciamo che anche in Italia si cominciano a diffondere esperienze analoghe come Udine o Venezia, però comunque mancano pezzi. Poi in Italia abbiamo un problema in più, che è quello del campanilismo riguardo i dati. Quindi praticamente i dati di un'amministrazione molto poco spesso sono compatibili, tra virgolette, quindi nello stesso formato del dato che mi dà un'altra amministrazione, un'altra provincia, un'altra regione, tutti enti pubblici. Quindi lo sforzo che deve fare l'hacker civico da quel punto di vista è maggiore, perché una volta avuto il dato in diversi formati, diverse declinazioni, diversi anche sotto formati, perché ci sono dei formati che possono essere poi diciamo modificati in maniera diversa.
A quel punto diventa una cosa titanica, che all'hacker civico non va di fare e quindi viene persa un'opportunità. In pratica sarebbe auspicabile, secondo te, che ci fosse magari una legislazione a imporre, un determinato modo per diffondere questi dati? Più che imporre, bisognerebbe, ne abbiamo discusso tra l'altro, dato che ci ascoltano di tutte le razze, di tutte le età e di tutte le professioni, invito subdolamente a iscriversi a Spaghetti Open Data, perché ne abbiamo parlato proprio da società civile, con l'aiuto di alcune pubbliche amministrazioni che intervengono sulla mailing list. Ne abbiamo parlato, la mia posizione personale è stata che praticamente bisognerebbe imporre a tutte le province, a tutte le regioni, a tutti gli enti pubblici un numero minimo di dataset da rilasciare in una forma più o meno concordata, in modo che gli hacker civici su quei dataset possano hackerare, appunto, cioè costruire applicazioni e tantissimo altro, anche fare banali visualizzazioni, anche non solo hacking civico, anche giornalismo fatto con i dati e tantissime altre cose. Appunto, su questi dataset, piccole cose, dataset minimali. Purtroppo anche lì ci sono state le pubbliche amministrazioni che ci hanno risposto: noi saremmo anche favorevoli, ma allo stato attuale, dove la politica di open data sta venendo, diciamo, implementata per gradi e sinceramente per grazia divina, imporre a questo livello pare brutto, diciamo. Poi, per fortuna ci sono esempi virtuosi e, per esempio, qualcosa già ce l'abbiamo, nel senso che per l'articolo 18 del decreto sviluppo tutti gli enti pubblici devono esporre i dati sui pagamenti in open data e quindi diciamo che una norma di questo tipo già ce l'abbiamo sui pagamenti. Purtroppo non è normato il formato, quindi uno parlo nerdese, uno me lo passa in CSV, uno me lo rende disponibile in JSON, un altro in un foglio Excel gigantesco. Io impazzisco e l'applicazione comunque non la faccio. Però diciamo che auspico forza di volontà e auguro che la forza sia con tutti gli hacker per la costruzione di cose del genere. Bene, senti, torniamo a parlare di Tweet Antonio. Sì. Quindi mi potresti raccontare molto brevemente che cosa è possibile fare per un utente che effettivamente, lo utilizza? Ok. Tweet Antonio permette di fare essenzialmente tre cose: mandare un tweet appena l'utente arriva, senza fare nulla, semplicemente con i candidati che vede, che sono ovviamente tutti i candidati alle elezioni che hanno Twitter. Appunto, un utente può inviare i propri tweet, può cercare poi il suo candidato per nome, circoscrizione, partito, schieramento oppure Camera o Senato, e poi se l'utente è un candidato oppure conosce il nome Twitter di un candidato, abbiamo messo su un form attraverso il quale l'utente può aggiungere il proprio candidato e quindi poi a noi arriva la richiesta e appunto provvediamo un po' a controllare, a scremare eventuali richieste duplicate e quant'altro e subito l'utente viene aggiunto, l'utente, il candidato viene aggiunto al nostro dataset, che quindi non è popolato solo da noi e dalle inchieste che vengono fatte, diciamo, tra virgolette, all'interno di Spaghetti Open Data, ma viene popolato, aggiornato dalla popolazione stessa. Mi potresti dire, tra l'altro, quale sarà il futuro di questa applicazione, poi una volta che saranno finite le lezioni anche? Allora, qui abbiamo due futuri, uno immediato, diciamo, e uno veramente
tra virgolette remoto, anche se in realtà non tanto, perché dopo il 24. Allora, il primo punto è che abbiamo all'ordine del giorno un avanzamento di versione per Twitantonio, perché sarà possibile tra poco, quando i bravi... Io purtroppo in questo periodo sono un po' impegnato tra gli esami universitari e altro, e quindi mi rincresce non poter dare una mano, ma... ci tengo a ringraziare tutti quelli che collaborano a Twitantonio. Appunto, quando i miei colleghi sviluppatori finiranno l'implementazione, avremo un widget, quindi un codice che chiunque potrà prendere, potrà mettere sul suo sito. E potrà realizzare la propria campagna con Twitantonio configurando semplicemente questo widget, il quale riporterà la foto del parlamentare. È ancora molto in progress la cosa, quindi la immagino parecchio, però riporterà una foto, sarà come un piccolo box di Twitantonio adesso. Con il tweet eventualmente si potranno anche twittare testi già fatti per poterti spammare meglio, come direbbe il lupo cattivo. E dopo le lezioni, eventualmente, anzi non eventualmente, diciamo che sta venendo adesso caldeggiata la cosa. Dopo le lezioni faremo la stessa cosa, ma con i candidati effettivamente eletti. E quindi immagino che basterà solo scremare il nostro dataset che ora come ora censisce 802 candidati su 2841 verificati, il che significa che 802 candidati per noi hanno Twitter, poi effettivamente la lista continua a espandersi e praticamente almeno ogni ora arrivano nuovi candidati che si autosegnalano oppure che scopriamo noi attraverso le nostre fonti. In quale modo pensi che effettivamente Twitantonio possa contribuire a tutto il processo di apertura poi della pubblica amministrazione di cui parlavamo anche poco fa? Io sono solo un hacker, però no, a parte gli scherzi, io allora in realtà c'è un piccolo aneddoto che ci prenderà un paio di minuti. Quest'estate, quando abbiamo realizzato Twitter MP, praticamente io appunto ero nel team di sviluppatori e scrivevo codice. Poi Alberto Cottica, che è uno dei fondatori di Spaghetti Open Data, ha detto: "Ah, grandi, fondamentale strumento di democrazia." Io non ho capito bene che cosa intendesse, però ho continuato a scrivere codice perché volevo banalmente imparare un nuovo linguaggio di programmazione. Poi un giorno stavo vedendo un programma di tribuna politica e c'era un parlamentare europeo, candidato, non mi ricordo con quale partito. Ho pensato: adesso lo cerco su Twitter MP e gli mando un tweet. È stato in quel momento che ho realizzato la potenza, seppur minima, tra virgolette, di quello che avevo fatto. Quindi io in realtà fino a quel momento non avevo capito niente. Continuo ancora adesso ad essere ignaro delle potenzialità di questi strumenti. Però diciamo che un'applicazione del genere genera un feedback che è senza dubbio migliore della barbara email. Perché ci sono tantissimi mezzi di comunicazione i quali vengono, diciamo, utilizzati, e la comunicazione è, per dirla in nerdese, da punto a punto, end to end. Quindi, appunto, abbiamo questi mezzi. Twitter invece è... Se vogliamo, Twitter utilizzato in questa maniera è il passo successivo, cioè la comunicazione di un problema, di qualcosa che non va, di una richiesta in formato broadcast, quindi visibile a tutti, anche se diretto ad un parlamentare solo. E diciamo il cambiamento che porterà è che i cittadini potranno far valere le proprie ragioni, le proprie lamentele,
utili o meno, non lo so, attraverso un mezzo che permetta loro di evidenziare quello che hanno chiesto, quello che hanno detto ad un candidato, ad un parlamentare, ad un europarlamentare, e soprattutto se hanno ricevuto o meno risposta, se non hanno ricevuto risposta. Quindi, diciamo, se il lavoro di un parlamentare da una parte è legiferare, dall'altro è ascoltare il popolo, speriamo di avere attraverso un'applicazione simile uno strumento che ci fornisca una buona metrica almeno su quanto i governanti ascoltano il popolo. Perfetto. Alessio, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. Grazie a te.